Tutto quello che introduciamo nel nostro organismo attraverso gli alimenti è costituito da sostanze chimiche, ovvero atomi e molecole più o meno complesse. Molte di queste sostanze sono indispensabili per la sopravvivenza. Si pensi all'ossigeno o alle proteine o ancora alle vitamine. Ci sono elementi preziosi come il selenio, che funziona da antiossidante, il ferro, che trasporta l'ossigeno a tutte le cellule del corpo, o il rame, che consente ad alcune vitamine di funzionare. Un concetto che viene impiegato per stimare le concentrazioni delle sostanze in relazione ai loro effetti è quello di limite. Il limite va dunque interpretato come livello cautelativo da rispettare, verificabile dai controlli di laboratorio. Sulla base dei limiti di legge è possibile stabilire i livelli di esposizione al rischio per i consumatori. Il valore limite di una sostanza trova corrispondenza nella dose giornaliera tollerabile o ammissibile, vale a dire quanto di quella concentrazione può essere assunta senza causare danni, giornalmente e nel tempo. Infatti, occorre considerare che molte sostanze non generano tossicità acuta, cioè non manifestano effetti tossici nel momento stesso del contatto, ma sono in grado di esercitare i loro effetti a distanza di tempo, qualora siano assunte continuativamente. La variabile tempo di esposizione è un parametro importantissimo da considerare in questo tipo di tossicità, definita cronica, che è quella più subdola e spesso la più difficile da controllare. Il limite è dunque un concetto essenziale all'interno del processo di valutazione dei rischi, fondamentale per la tutela della salute dei consumatori.